Quinta edizione della giornata dedicata alla conoscenza e allo scambio delle biodiversità d'Abruzzo. Si terrà domenica 2 marzo a Sulmona presso l'Abbazia Moronese dalle 9 al tramonto. Si snoderà in tre momenti: mercatini artigianali, conferenze, banchetto di semi. Ne parliamo con Alessandro Lucci. Sì, una giornata non ufficiale, nel senso che possono partecipare tutte le persone che nel proprio orto stanno coltivando un seme particolare o che ritengono particolare e confrontarlo con quello degli altri. E fate conto che solo in Italia si coltivavano 54 tipi di cavolo, se andiamo in un mercato ne troviamo 4-5. Bisogna ritrovare, ripercorrere un percorso già fatto dai nostri nonni, forse un po' abbandonato dai nostri padri, noi come nipoti. Siamo le persone che devono tornare indietro nella storia per poter riproiettare questa storia in avanti, nel futuro. A Sulmona i pezzi dell'agricoltura sono piccoli e marginali, ma proprio da essi si possono incastrare e nascere nuove idee. È così. Io partecipo spessissimo a molte conferenze riguardanti l'agricoltura, pur non essendo un vero e proprio agricoltore, più un appassionato, e sento sempre questa grande lamentela dei piccoli pezzi, bisogna riaccorparli, eccetera, la meccanizzazione. Ecco, ci sono tante altre possibilità. Quel giorno, infatti, possiamo incontrare un ragazzo argentino che si è trasferito qui in Abruzzo e coltiva 1 m² di grano alla volta perché ne estrae il succo e vende questo succo. Sempre dal prossimo 2 marzo, insieme a questa iniziativa, nascerà un nuovo social network dedicato alle scienze naturali. Biodroid dovrebbe essere il nome, se non ricordo male. Biodroid, Daniele e Remo hanno inventato una grande cosa, una grande macchina informatica che ci potrà tenere sempre informati sugli sviluppi delle scienze naturali, anche quelle applicate al nostro orto. Avremo un'icona del pomodoro e cliccando su questa icona potremo scoprire tutto del pomodoro, le sue origini, gli animali che lo attaccano e anche gli animali che difendono la pianta o che attaccano a loro volta i predatori del pomodoro. Una peculiarità fra i semi che verranno scambiati è quello di canapa, che produce notevole reddito e fra l'altro non ha una sostanza che poi garantisce la sua incolumità, possiamo dire. Questo Alessandro Lucci ci tiene a sottolinearlo. In realtà non potremo scambiare il seme di canapa, il seme di canapa sarà solamente in visione, bisogna entrare in alcuni percorsi ben definiti che ci presenterà l'Assocanapa, l'anno scorso Canabruzzo, io spero nella presenza di tutte e due. E la canapa è uno dei tanti elementi da poter riportare qui in Valle Peligna. Noi eravamo dei grandi produttori e al Bagnaturo ci sono ancora le vasche di macerazione. Se questa storia è scritta nella terra, noi dobbiamo riscrivere il futuro nella terra. L'idea è proprio quella di sostituirlo al Bussino, nella zona che crea tanto polemiche, al cimitero. Questo è un progetto che allora, questo è un progetto di Marco Sborgia che ci porterà a farlo a vedere nel pomeriggio del 2 marzo. Noi potremo vedere come questo piccolo geologo di Cepagatti ha questa enorme idea di poter portare un canapificio qui al posto di un cementificio a Bussi. Non è solo una provocazione, è un progetto reale con dei dati, con dei riscontri importanti. Non coltivare la canapa a Bussi, ma poterla trasformare dei vari infiniti di prodotti che la stessa pianta ci può dare, dagli isolanti ai filati, all'olio, alla pasta, sarà incredibile scoprire di nuovo questa pianta. L'anno scorso è venuta gente da Roma, dal Molise, dalle Marche, quest'anno ci aspettiamo gli stessi ritorni e anche magari qualcuno di più, quindi sono persone magari meno appassionate di campagna e più turisti. È importantissimo tenere aperto quell'abbazia che è il seme del nostro turismo, della nostra pianta più fruttifera sicuramente.